Tra le mura del suggestivo borgo medievale di Sette Frati è andata in scena la 13ª edizione della Magna Longa, il tradizionale percorso enogastronomico nei vicoli del centro storico della Valle di Comino. Come ogni anno, protagonista indiscussa l'arte culinaria dell'intera valle. I prodotti ovviamente sono certificati, sono quelli classici, quelli poveri del territorio. C'è la bruschetta con i formaggi del posto, locali, con le ricottine locali e anche di Picinisco, ma quando parlo locali non significa solo di Sette Frati ma della valle. Tante le pietanze povere ma ricche di storia e tradizione che i visitatori hanno potuto gustare, ma non solo enogastronomia. La manifestazione rappresenta un ottimo veicolo di promozione turistica del territorio provinciale. È un segnale forte e importante questo ritorno a riscoprire quelle che sono le nostre tradizioni culinarie e la provincia è qui presente proprio per valorizzarlo. Io ho fatto il giro di tutti i paesi da Valcomino ma anche delle altre città della provincia di Frosinone, ci sono delle bellezze che non devono tramontare ma vanno valorizzate. Questa sarà la prossima tappa non solo sulla grande industria ma ritengo che il turismo, questa tipologia di turismo è il futuro e quindi lo possiamo sviluppare di molto. Conoscere gli antichi sapori in un borgo medievale integro situato in un territorio incontaminato ed accogliente. Tutto questo a Sette Frati nella notte della Magna Longa. Visitare i borghi della Ciociaria rappresenta un momento qualificante non solo sotto l'aspetto culinario ma anche culturale. Quindi noi come regione stiamo lavorando sulle linee guida del piano di sviluppo rurale 2014-2020 e sicuramente in questi assi di riferimento inseriremo delle iniziative culturali per promuovere non solo la Ciociaria ma tutta la nostra regione.